a cominciare a trovarmi dei materiali mentre facevo queste ricerche. È vero quello che ha detto Paco sul fatto che era ormai diventato un'ossessione, cioè io nel frattempo ho scritto tanti altri libri, però avevo sempre in testa sti irlandesi. Con adesso non voglio farvela lunga, poi chi vorrà se lo leggerà. Con un dettaglio che me li attualizza molto, perché essenzialmente chi sono? Sono dei migranti, cioè con le carestie soprattutto delle patate che cominciarono nel 1816, poi ce ne fu una terribile nel 1820, insomma arriviamo agli anni 40 dell'Ottocento in cui decine di migliaia di irlandesi muoiono letteralmente di fame. In più sono sfruttati dagli inglesi che hanno imposto la monocoltura del lino, per cui non c'è più niente da mangiare, c'è solo da fare i servi all'occupante inglese. Sappiamo benissimo quanto l'Irlanda coltivi i semi della ribellione, insomma, allora poi essere irlandese equivaleva ad essere un ribelle. Tantissimi emigrano negli Stati Uniti e vengono accolti come minimo a sassate, cioè si crea una forma di razzismo feroce con insulti e slogan che assomigliano tantissimo a quelli dei giorni nostri, cioè scendevano dei clipper, navi veliere, dei velieri dove loro stavano nelle stive per dei mesi perché non avevano abbastanza soldi per pagarsi un posto migliore, molti muoiono anche di epidemie. Quando sbarcano trovano delle folle di bianchi protestanti, eredi dei puritani, che gli urlano: basta irlandesi, siete troppi, fate troppi figli, portate malattie. Li costringono a vivere in ghetti, si creano dei ghetti come per gli ebrei dei secoli precedenti, ghetti contro cui poi ci sono dei pogrom da parte della società benestante che li bruciano, insomma vengono perseguitati anche negli Stati Uniti dopo aver sognato l'America. E quindi quando tutti questi che si arruolano, proprio come diceva Paco, perché anche là facevano la fame alla fine, oppure dovevano accontentarsi dei lavori più umilianti, ancor peggio, cioè gli ufficiali li trattano a frustate. Bastava violare la proibizione di parlare in gaelico, che era la loro lingua, per molti di loro era la lingua di famiglia, per ricevere 10 o 20 frustate. Quindi soprusi su soprusi, e quando questi vengono mandati a invadere il Messico scoprono molto presto che con i messicani hanno un sacco di cose da spartire in più che con quelli che li comandano. E quindi noi avremmo un dato ormai dimenticato dagli storici accademici della guerra con il record assoluto di diserzioni. Ora la stragrande maggioranza dei disertori dell'esercito statunitense si dispersero, trovarono una nuova vita in Messico, c'era spazio per tutti, per carità, ma moltissimi di quelli che erano irlandesi formarono appunto questo battaglione che diede del filo da torcere, perché noi stiamo parlando poi di una guerra assolutamente impari, cioè potete immaginare, dal nord calò un esercito organizzatissimo dal punto di vista anche solo dei rifornimenti, due corpi d'armata, uno da nord, un altro sbarca a Veracruz dopo averla bombardata ed aver ucciso centinaia di civili, e hanno le armi più moderne e si ritrovano contro un esercito che spesso non ha neanche le scarpe, hanno i huaraches, marciano per migliaia di chilometri per raggiungere questa frontiera che si abbassa sempre di più, ovviamente non c'era già un esercito nel nord. E quindi insomma loro sanno di andare con i perdenti, è ineluttabile quella sconfitta, ma per quasi due anni combatteranno in tutte le battaglie, erano soprattutto degli ottimi artiglieri, interi reparti d'artiglieria erano irlandesi, e quindi è una storia di ribelli perdenti, ma che non restano nella nostra storia che ci sta a cuore come vinti, perché non si sono mai arresi. Fantasma en un cartel.